Ciao a tutti ragazzi, come avrete notato in questo video non è presente la solita intro, la solita sigla che appunto presenta i miei video. Questo perché questo tipo di video esula completamente dagli argomenti che di solito tratto. L'argomento che voglio trattare oggi è il bullismo. Io credo che ognuno di noi che ha un mezzo come questo, più o meno sviluppato, in questo caso il mio, è molto, molto ridotto, molto piccolo, comunque credo che ognuno di noi che ne abbia la possibilità e che ha, un mezzo per farlo, debba metterci la propria voce, metterci il proprio impegno. Un argomento molto particolare, è un argomento molto delicato. È stato difficile per me decidere di fare questo video, non perché non abbia delle idee in merito, anzi, ne ho molte e faccio molto fatica a contenere l'enfasi con cui vorrei esternarle. Ma ci provo. Mi sono creata quattro punti per non divagare troppo, perché sicuramente se l'avessi fatta a ruota libera avrei divagato troppo, sarebbe comunque intervenuta la rabbia su questo argomento e ho preferito crearmi quattro punti proprio stilati da me, non li ho presi da nessun sito, da nessun articolo, benché ce ne siano veramente un'infinità che ne parlano. Io di questo sono contentissima perché è un argomento che va affrontato e combattuto e annientato, perché sempre più ragazzi fanno gesti tragici per colpa di questo argomento. Veramente faccio tanta fatica a parlarne. Il bullismo si riversa su mille aspetti, su moltissimi tipi di persone, non solo sui bambini e non solo sugli adolescenti, ma ho constatato con grandissima tristezza e grandissimo rammarico che il bullismo, con un altro nome, si riversa anche sugli adulti e porta a volte questi adulti a reagire nel modo sbagliato e a non farcela. Negli adulti questo fenomeno si chiama cattiveria. È spesso gratuita, provocata dal nulla, provocata dalla cattiveria della gente, e porta ragazzi sfortunati a compiere gesti che non dovrebbero esistere sulla faccia della terra. Muoiono milioni di persone tutti i giorni, non so se milioni, migliaia, per motivi più o meno importanti. Per questo motivo non dovrebbe morire assolutamente nessuno. Quindi, questa era una breve introduzione a questo argomento, per me molto difficile da affrontare. Comunque, cominciamo. Ripeto, ho stilato questi quattro punti per non divagare troppo, quindi mi vedrete prendere spunto da ogni punto per iniziare appunto il discorso. E questa è la mia modestissima opinione. Non sono una psicologa, non sono un'assistente sociale, non sono un insegnante, non sono un genitore, quindi questo parere è di una persona esterna ai fatti, di una zia, di una persona che non è mamma. Ancora purtroppo non sono mamma, però ho tre nipoti, conosco tantissime
persone che hanno figli, ho tantissimi cugini, quindi ho un'età per la quale posso permettermi di affrontare un argomento del genere. Ho nel mio passato degli episodi di bullismo proprio su di me, fortunatamente non cose gravi, comunque poi ve ne parlerò nel corso appunto del video. Cominciamo subito perché altrimenti viene un video troppo lungo e so che queste cose sono per alcune persone noiose. Io non la trovo una cosa assolutamente noiosa. Questo video va visto, commentato e condiviso assolutamente. Il primo punto che io penso sia la base per combattere, prevenire, anzi prevenire il bullismo, è la responsabilità dei genitori. La responsabilità dei genitori è una cosa molto molto difficile, è una cosa che però è alla base del bullismo, della prevenzione al bullismo. Io credo che il genitore abbia l'obbligo, il dovere e spero il piacere di sviluppare il carattere e la personalità, queste due cose sono importantissime. Bisogna sviluppare il carattere e la personalità dei propri figli. Questo cosa serve? Io dico queste cose perché sono la prima testimonianza di ciò e ora vi spiegherò, man mano vi spiegherò perché. Sviluppare il carattere, la personalità vuol dire fargli un dono per tutta la vita, ma per tutta la vita e gli servirà a partire dall'asilo fino ad arrivare al primo posto di lavoro. E stiamo parlando di un lasso di tempo di almeno 15-16 anni. Cosa serve? A cosa serve sviluppare carattere e personalità? Se vostro figlio è un ragazzo che se ne sta sulle sue, che ha poco da dire, che si è interpellato, ha poco da dire, questa è una delle prime agevolazioni al bullismo, perché non sarà in grado di rispondere a tono, di far capire che lui non è un soggetto che verrà schiacciato dal bullismo. Questi bulli sono semplicemente dei ragazzi poco intelligenti, ignoranti, con pochi argomenti e usano la loro cattiveria, la loro probabilmente forza fisica per schiacciare quelli più deboli di lui. E sicuramente migliori di lui, quindi i ragazzi, i bambini sono della creta da modellare, dobbiamo farlo nel migliore dei modi e il miglior modo è creargli la forza, il carattere e la personalità. Non sto dicendo che per forza devono essere i più fighi della scuola, i più belli della scuola, i più vestiti meglio, quelli con più firme addosso, no. Non sto parlando di questo, sto parlando di argomentazioni, di carattere e di personalità. Io adesso appunto interviene la mia esperienza. Io praticamente dallo sviluppo in poi ho iniziato a ingrassare, quindi ero in sovrappeso. Quindi diciamo possibile bersaglio di atti di bullismo. Io in 3 anni di scuole medie non ho mai ricevuto da il 99% dei compagni una presa in giro. Dal 99%. L'1% dei miei compagni, e io ancora oggi non mi spiego questo accanimento, ma sì, me lo posso anche spiegare, è la stupidità di un adolescente, probabilmente è stato solo questo.
Mi aveva preso di mira, mi prendeva in giro per il mio peso, ho sempre avuto il seno molto, molto sviluppato e mi prendeva in giro anche per questo. Tornata in terza media sono stata nel centro oxologico di Piancavallo e avevo perso la bellezza di 18 kg. Sono tornata che essendo adolescente praticamente ero un'altra ragazzina sviluppata, molto carina, cioè ero un'altra persona. Questo non ha fermato questa persona, ha trovato altri spunti per prendersi gioco di me. Questa cosa non mi ha mai, e dico mai, fatta soffrire. Probabilmente se avessi avuto 5, 6, 7, 10 persone contro di me, mi sarei sentita più debole. Il fatto che comunque potevamo essere 25 in classe, sparo un numero, non me lo ricordo, 24, con gli, i restanti 24 avevo un rapporto stupendo, normalissimo, bellissimo. Chi più amico, chi meno amico, comunque un rapporto bellissimo. L'unico era questo qui. Non mi ha mai scalfito questa cosa, gli rispondevo a tono, non gli rispondevo, lo ignoravo. Non mi ha mai fatto veramente, veramente del male. Questo si ricollega a quello che ho detto prima, perché i miei genitori, che io ringrazio tutti i giorni, hanno creato quello che vi ho detto poco fa. Aiutati dal fatto che io già di mio abbia un carattere abbastanza forte, hanno sviluppato il mio carattere e la mia personalità. Mi hanno insegnato a ragionare con la mia testa, ad analizzare le situazioni con la mia testa, a non unirmi mai alla massa e a non unirmi mai al gruppo, piuttosto andare avanti da sola. Non è importante avere per forza delle amicizie se queste sono sbagliate. Questo bisogna far capire ai nostri figli. Sono sempre risultata comunque abbastanza simpatica, non ho mai avuto grossi problemi e sono sempre stata una ragazza in sovrappeso. Io sono la testimonianza che si può andare avanti senza ricevere atti di bullismo e non essere il prototipo che la società impone. Un altro aspetto del primo punto molto importante è l'educazione verso il prossimo. Sembra una stupidata, sembra un passo della Bibbia, sembra quello che volete, ma è importantissimo insegnare ai nostri figli l'educazione verso il prossimo. Il rispetto, io ricordo quando ero ragazzina, se c'era un anziano, se c'era una persona molto più grande di me, automaticamente si diventava educati e rispettosi. Nel momento in cui non c'era, ci si lasciava andare un po' di più, certo, senza magari distruggere il posto in cui si era, comunque. Il rispetto, oltre che della persona più adulta, ma il rispetto dei nostri coetanei. Oggi non c'è né rispetto per i coetanei, proprio quello, e né rispetto per le persone più adulte, assolutamente. Io sono scioccata e sbigottita. Io ho fatto un'infanzia felice. Mi ricordo che comunque mi sono divertita in compagnia con gli amici. Ho dei bellissimi ricordi senza aver avuto bisogno di spaccare, distruggere, prendere in giro, mancare di rispetto e mi sono davvero divertita nella mia vita senza bisogno di evadere, di distruggere gli schemi completamente. Ognuno di noi ha fatto le proprie marachelle, ma c'è sempre un limite a tutto. Il secondo punto è la responsabilità della scuola e dei genitori. La responsabilità della scuola è un'altra cosa stra difficilissima, però va fatta, va messo in atto un programma per combattere il bullismo. Io sono
scioccata nel sentire ragazzini di 12 anni, di 11 anni, di 13 anni che si tolgono la vita per questo motivo. No, assolutamente no. Non deve succedere, non deve esistere questa cosa. Un punto importante è favorire, comunque creare l'autostima nei ragazzi. Se io non mi sento, non mi stimo per prima da sola, non mi farò mai stimare dagli altri. È un po' come il detto, se non ti vuoi bene prima tu, non puoi farti bene, voler bene dagli altri. È la stessa cosa. Se non mi stimo io per prima come persona, non mi sento, e ci ricolleghiamo comunque al primo punto della carattere e della personalità. Se io per prima non mi stimo, non posso pretendere che gli altri mi stimino. E la scuola e i genitori sono purtroppo, mi viene da dire, l'unico punto di riferimento per questa cosa. L'altra cosa che sicuramente deve fare la scuola, ma sempre con dietro i genitori, è l'apertura verso le diversità, perché io veramente, quando ho sentito di questi ragazzini disabili, con disabilità, che sono stati maltrattati, picchiati, veramente non, a me, posso dirvelo, mia madre non mi ha mai detto non devi picchiare un disabile, non devi insultare un handicappato, non devi picchiare qualcuno. Mia madre non me l'ha mai detto, non c'è mai stato bisogno di dirmelo. Ma con questo non sto dicendo che io non ho avuto bisogno che qualcuno mi dicesse di non fare quelle cose per non farle, ma nessuno dovrebbe aver bisogno di sentirsi dire non picchiare un disabile. Ma questa è semplicemente ignoranza, ignoranza. Che da dove può provenire questa ignoranza? Purtroppo può provenire solo dalla famiglia e dalla scuola. Quindi bisogna assolutamente aprire questi ragazzi all'apertura verso le diversità e al rispetto dei propri compagni, dei genitori, dei professori e della società, il rispetto per la società. Magari attraverso attività in cui uno studente volta per volta deve fare un'attività insieme alla persona diversa, alla persona disabile, creare insieme, aprire, far conoscere questi ragazzi l'uno con l'altro. Io ricordo tantissimo quando si facevano le recite, era un momento di condivisione, di creatività fortissima, perché comunque bisogna recitare, bisogna ricordare, bisogna lavorare insieme. Queste cose aiutano e tantissime altre che non sono io a dover dire perché non ho studiato le nozioni di insegnamento, ma sicuramente ci saranno psicologi piuttosto che insegnanti capaci in questo. L'altro punto di questo discorso è insegnare che i conflitti tra i litigi, i conflitti tra appunto ragazzi, compagni, bisogna non sedarli, perché tanto finite le ore di lezione fuori dalla scuola, quella storia continuerà, quel litigio continuerà. Allora perdiamo un quarto d'ora di lezione, fermiamoci e parliamone, cosa è successo, perché. Fateli ragionare questi ragazzi. Il terzo punto di questa lotta contro il bullismo è assolutamente intervenire nel caso in cui si senta se semplicemente la puzza di bullismo. Intervenire subito. Genitore, vai a parlare immediatamente con la scuola. Scuola, chiama immediatamente il genitore. Poi magari un falso allarme,
magari non c'entra niente, magari non è successo niente, non, è semplicemente una paura semplice che può avere un genitore, una paura fondata, perché in questo periodo purtroppo ci troviamo sempre di più con questi casi. E una cosa che io ho lasciato come ultimo punto, il quarto punto, è l'intervento dei social network. E questo è un punto assolutamente nuovo, mi viene da dire questa parola, che ho consultato tantissimi siti, mi sono informata sia oggi ma anche in passato, perché è un argomento che mi sta molto a cuore. Mi sono molto 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 informata su questo argomento e nessuno di questi siti, comunque articoli di giornale o quant'altro, parla di questo. E cioè i social network, nessuno interpella i social network. Nel 2015 i social network sono all'ordine del giorno di ogni ragazzo, ragazzino, uomo, donna, genitore, insegnante, fanno parte delle nostre vite. Quando accadono i fenomeni di bullismo che vengono ripresi da un telefonino e dilagati, oserei dire, in rete, vengono proprio, viene dilagato, si crea veramente una condivisione a macchia d'olio, proprio una roba impressionante. Il compito dei social network, di Facebook, Instagram, Twitter, e tutti questi sotto social che ci sono, del quali purtroppo non conosco i nomi, ma so che ci sono moltissimi social più piccoli nei quali i ragazzini pubblicano video. Il primo compito di questi social è assolutamente eliminare questi video dalla rete, quindi predisporre delle persone alla visualizzazione, al controllo. Ci sono tantissimi siti che prima di pubblicare devono leggere, ad esempio, mi viene in mente una stupidata: TripAdvisor, quando noi pubblichiamo una recensione, viene prima letta questa recensione, quindi questa cosa è fattibilissima. Prima di pubblicare un video del genere, deve essere controllato. Controllato. Il video non è consono con il buon costume, è un video di bullismo, deve essere denunciato immediatamente. Si può risalire tramite l'indirizzo IP al computer che l'ha pubblicato, si può fare tutto. Lo saprete sicuramente meglio di me quello che si può fare oggi con la rete, con internet, con i computer. Perché TripAdvisor può controllare le recensioni prima di metterle in rete e i social network non possono controllare i video prima di diffonderli? Io credo che sia più importante controllare un video prima di diffonderlo che controllare una recensione di un ristorante o di un albergo. L'altra cosa importante da fare è la punizione, cioè bannare queste persone, eliminarle dal social e non permettergli di riscriversi. So che sto dicendo una stupidata e che dietro a tutto questo ci sono i soldi. E non verrà mai fatta una cosa del genere. Però io credo che l'unico modo per contrastare il bullismo, comunque il bullismo online, sia questo: controllare i video che vengono pubblicati e
tanto i soldi ve li fate lo stesso. Cadono milioni di persone tutti i giorni e vengono riprese, messe in rete e si creano milioni di pubblicazioni, scusate, milioni di visualizzazioni, quindi i soldi ve li fate lo stesso. Io non credo che voi vogliate farvi, e parlo con i social network, credo che questo messaggio non arriverà mai ai social network. Non credo che tu sia fiero di farti i soldi con le immagini di un ragazzino che viene pestato. Le immagini di un ragazzino che viene pestato e guardato da altrettanti ragazzini che non fanno niente. Questo intervento che io credo sia essenziale è sicuramente anche controllabile dalla polizia postale. Ci sono i modi per bloccare questa cosa. Peccato che dietro ci siano i soldi, anche dietro questa cosa. I miei punti sono finiti. L'ultima cosa che io voglio dire, probabilmente questo video i ragazzini non lo guarderanno mai, soprattutto i ragazzini che praticano il bullismo non lo guarderanno mai. Mi rivolgo ora agli spettatori, a quelli che guardano. Forse voi siete peggio di quelli che eseguono. La crudeltà di chi esegue è ignoranza. La crudeltà di chi guarda, dello spettatore, è cattiveria abominevole. È veramente impensabile poter guardare e condividere, ripubblicare cose del genere. Il primo atto di chi ci capita sopra a questi video è segnalarlo, eliminarlo dalla propria home, perché non vorrei neanche averlo sulla home, una cosa del genere, e segnalarlo immediatamente. Segnalarlo, c'è in tutti i siti ormai il tastino segnala. Perlomeno è nostro impegno segnalarlo. Bene, ragazzi, io ho terminato. Non sono assolutamente soddisfatta perché mi sono trattenuta tantissimo. Avrei voluto essere ancora più convincente. Io chiedo a tutti gli iscritti del mio canale, chi ne ha la possibilità ovviamente, di fare un video di questo tipo, quindi dire la sua sul bullismo. Perché diffondere solo la tizia che sta ballando mentre il figlio la riprende e quando se ne accorge, ah, grandi risate, che sono cose che piacciono anche a me, mi fanno tantissimo ridere. Perché diffondere solo la tizia che cade dalle scale, il tizio che è ubriaco, non riesce a stare in piedi, allora fa ridere? Sì, diffondiamo anche questo perché c'è bisogno di ridere, lo dico sempre, ma diffondiamo anche questo, il bullismo. Stop al bullismo, è veramente una cosa che deve finire, perché morire per questo, no. E quindi io vi prego di condividere appunto questo video se vi interessa e di farlo, fatelo anche voi, fatelo, se non avete il coraggio di farlo, scrivete dei post contro questa cosa. E mi raccomando, se doveste incorrere o vedere, denunciate subito questi atti perché potrebbe essere troppo tardi. Potrebbe essere quella goccia che ha fatto traboccare il vaso in quella persona e non si farà in tempo a fermare tutto questo. Potrebbe essere troppo tardi. Quindi in questo video siete taggati tutti, potete rifarlo tutti, con le vostre idee, con i vostri pensieri. Sicuramente
Io non ho detto tutto quello che c'era da dire, perché mi emoziona molto questo discorso. Siete forti, combattivi e sconfiggiamo questo fenomeno, perché deve essere un fenomeno che deve passare, come tutti i fenomeni, hanno un inizio e una fine e deve finire. Io ho pensato che nell'info box, anche se non so se serva molto, comunque lascio i vari numeri di emergenza per segnalare casi di bullismo. E so che nel sito del telefono azzurro c'è un numero appunto per queste segnalazioni, quindi comunque lascio tutto nell'info box, siti internet, numeri utili. Cercherò di mettere appunto il più possibile. Io spero che questo video abbia fatto trasparire quanto io tengo a questo argomento e quanto voglio che venga arrestato, fermato, di là, combattuto e annientato. Ora vi saluto, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.